La prevenzione deve essere la parola d'ordine per tutti noi, così Enrico Gianzante, direttore del Servizio di Igiene e Prevenzione dell'ASL 1, invita la popolazione sulmonese a recarsi in massa allo screening che partirà il prossimo 19 luglio al Palasport di via 25 aprile. L'iniziativa, ricorda la ASL, al di là del tavolo tecnico che ha riguardato i miasmi della discarica Cogesa, rientra nel progetto Abruzzo in Salute. Un camper dell'azienda sanitaria attraverserà i principali centri del comprensorio per sottoporre i test alla popolazione. Lo screening è gratuito e volontario. L'utente dovrà lasciare solo i dati personali per poi essere ricontattato in caso di esito positivo ed essere indirizzato nei successivi percorsi di cura e diagnosi. Abbiamo registrato finora numeri importanti. Rivolgo un appello in particolare agli uomini per la prevenzione del tumore al colon retto che spesso viene accantonata. La ricerca del sangue occulto va fatta ed è importante, rimarca Gianzante. Nel camper dell'ASL sarà presente personale specializzato. Il laboratorio sarà attivo nel palazzetto dello sport di via 25 aprile dal 19 al 27 luglio. I test saranno effettuati dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il 29 e il 30 luglio il track dell'azienda sanitaria si sposterà nella frazione Marana in piazza Australia. Sarà possibile sottoporsi a una serie di prestazioni sanitarie, la visita dermatologica, cardiologica, pneumologica, spirometria, pap test e mammografia. L'ASL consegnerà anche materiale utile per la prevenzione e la diagnosi sul tumore del colon retto. Grazie.